Questo programma è offerto da Buonasera Daniele Emanuele, benvenuti alla prima puntata in stagione di Sport Up. Il Rimini inizia subito con il piede giusto, vincendo in casa per 2-1 contro l'Imolese. Analizzeremo quello che è successo ieri nella partita giocata allo stadio Romeo Neri con delle interviste del dopogara e via via andremo anche a scoprire un po' quello che è successo in questi 3 mesi tormentati a livello di sessione estiva. Qualche novità ve la daremo anche sul calciomercato. Prima di iniziare vado a presentare chi mi aiuterà nella conduzione. Do il benvenuto anche in Sport Up alla nostra Silvia Pedini. Buonasera, a proposito di tormentato, vedo il nostro parterre, tutti vicini. E fa molto caldo, eh? Sì. Siamo al 26 di agosto. Ricordiamo anche abbiamo una bella formazione. Molto, molto. Due esterni, il centrale. T'attacco. Allora, ricordiamo anche i numeri per interagire con noi durante questa diretta e poi andremo a presentare per l'appunto i nostri ospiti. Prego Silvia. I numeri sono 33 6094 299, WhatsApp ed SMS, e poi ci sono le nostre pagine Facebook, Calcio di Rigore Sport Up. Andiamo a presentare gli ospiti di questa serata, ritroviamo con piacere l'allenatore Massimo Zanini. Ciao e buona stagione a tutti. E andiamo a salutare nuovamente, è stato già con noi nella prima parte, il giornalista, firma del Resto del Carlino, Roberto D'Altri. Ciao, buonasera. Prima volta nei nostri studi per l'ex giocatore del Parma e del Lecce, Stefano Ferrario. Ciao. Ciao a tutti, buonasera. Esordisce nel ruolo di opinionista e presentiamo a lui il nostro opinionista vulcanico, ovvero Renzo Baldisser. Buonasera a tutti. Ciao Renzo. Bene, io direi con il nostro Stefano Papini, alias Papen dalla regia, andiamo a vedere risultati e classifiche di questa prima giornata che ha visto cara Silvia. Vediamo se riusciamo a leggere assieme, ci aiuta proprio adesso il nostro Stefano Papini. Me li fai leggere tutti a me? Certo, risultati, certo. No, partita. Allora, quasi. Fanno San Benedettese 1-3, Arzignano Piacenza 0-0, Carpi Cesena 4-1, tu leggerai la classifica, Fermana Ravenna esatto. 2-1, Modena Vicenza 0-0, Reggio Audace Ferrarpi Salò 4-1, Rimini Molise 2-1, Triestina Gubbio 2-1, Virtus Venco Peperona Padova 1-3, Vis Pesaro su Tirol 1-2. La classifica, beh, la classifica ovviamente abbiamo le prime squadre a 3 punti, Carpi, Reggio Audace, Padova, San Benedettese, Fermana, Rimini, Sudtirol, Triestina, le altre ad 1, Arzignano, Modena, Piacenza e Vicenza e le altre tutte a 0, Gubbio, Molese, Ravenna, Vispesaro, Almafano, Virtus Velcom, Feralpi Salò e Cesena. Sorprende soprattutto. Chi l'avrebbe mai detto? Brava. Sorprende soprattutto in questo primo turno la sconfitta clamorosa per 4-1 contro i Carpi ad opera del Cesena, che è stata autrice di un campionato, di un precampionato davvero molto interessante, riuscendo a bloccare il Milan in amichevole per solo 0-0 e battendo tra l'altro la SPAL e poi vincendo anche i derby con il Rimini per 1-2. Massimo. Ma i problemi ce li ha. Avrà perso anche il mio. Mi spiace Emanuelli, ma diciamo che questa prima giornata chiaramente ha portato delle sorprese, ma magari diciamo così, quando abbiamo visto la partita Cesena-Rimini, insomma, non è che si era visto un grandissimo Cesena, un buon Rimini che veniva dalle sorti di quest'estate, che ancora non avevano un equilibrio di squadra, di società, e quindi si faticava a decifrare quel tipo di partita. Comunque sicuramente il Cesena sarà una delle squadre che alla lunga verrà fuori, insomma, non dobbiamo farci prendere da questi risultati della prima giornata, perché insomma, secondo me il meglio arriverà più avanti. Sicuramente 4-0, cioè 4-1 non 4-1, sì, ho parlato con il portiere Rossini, tant'è vero che poi è un rientro in quel di Carpi, dopo un paio di anni che insomma non aveva più, non calcava più questa categoria.
E lui, anche lui mi ha detto insomma che Cesena dopo il secondo gol si è un po' schiacciato, si è un po' appiattito e quindi hanno avuto forza. Diciamo anche che il Carpi ha l'attacco della Serie B di anno scorso. Quindi, diciamo sì che il Carpi è una gran squadra. Quindi, ecco, quindi è questo è già un primo risultato dove magari si fa fatica a decifrare quello che sarà il Cesena, quello che sarà il Carpi in questo momento. Certo che ci sono tre attaccanti che la Serie B l'hanno fatta bene. Stefano, invece come si arriva a giocare la prima giornata di campionato? Spesso ci sono dei carichi di lavoro che si sentono ancora, visto che poi la data ieri era il 25 di agosto. Può essere una scusante valida? Una scusante? 25 agosto sì, però giocando prettamente alcune la sera magari, quindi riesce un po' anche a fare un po' meno fatica. I carichi di lavoro li hanno un po' tutti quanti in ritiro, c'è chi l'allenatore che magari ti fa fare più lavori, chi quello un po' meno, però bene o male tutti presenti più che altro con l'incognita di come affronterai la partita, perché la prima di campionato, dopo tanto che sei fermo, prima vera partita, solitamente c'hai un po' di tensione come fosse la prima volta. Forse quindi, le squadre che hanno meno aspettative vanno più tranquille in campo. Ma alcune volte Cesena, sì. Cesena, sai, deve dimostrare che... Guardate il Rimini che non aveva nulla da aspettarsi, va a vincere con l'Imolese che era la sorpresa dello scorso campionato. Quindi ci sono delle situazioni molte volte che arrivi alla prima giornata che iniziano lì, finiscono lì come prima giornata, non devono essere viste con grande entusiasmo o con grande depressione. Mi trovo assolutamente d'accordo. Invece Roberto, per quanto riguarda l'analisi di questo girone, poi andremo a vedere anche un servizio più dettagliato, le favorite, Carpi, Padova, Triestina e anche Vicenza, queste quattro qui, secondo te? Beh sì, penso di sì, però c'è da tenere conto che Modena e Reggiana hanno alle spalle delle proprietà fortissime, perché il Modena è del signor Caracol, che non è poco, e la Reggiana ha alle spalle il signor Immergas, che l'anno scorso fra l'altro erano insieme a Modena, e non poi, è poco. Poi sai, due galli nel pollaio, non riesci mai a tenerli non si assieme. Vogliono bene. E quindi sai, qui parliamo di due proprietà importanti, due proprietà che per dire a gennaio, quando si riapre il mercato, se c'è bisogno, possono battere forte sul tavolo. Per il resto le favorite sono quelle, il Vicenza di Rosso, il Padova, ma qui per me ci sono veramente tante squadre forti, ma veramente tante. Questo Feralpi. Anche se ha perso la prima, però certo, comunque è una squadra... Certo. Forte del giro. Ben quadrato. Quindi ben quadrato. Qui si deve scontrare il limite tra l'altro domenica prossima. Domenica prossima. In casa da qui loro. Credo che ci saranno scintille in questo girone. Renzo, per quanto riguarda le marchigiane, il Fano è stata riammessa insieme alla Virtus Venkop Verona. Ti aspettavi qualcosa di più dal Fano, vedendo che comunque le ultime stagioni ha sempre fatto fatica in questa Serie C? Ma io dico una cosa, quando queste squadre come la Virtus Verona, la stessa Alma Juventus Fano, vengono ripescate alla fine, non è facile lavorare, lo stanno dimostrando che ieri hanno perso entrambi con lo stesso risultato, avevano di fronte due grandissime squadre, la Virtus Verona mi sembra il Padova una delle favorite, il Fano nel derby alla San Benedettese, che poi giustamente d'altri io metterei anche la San Benedettese tra queste, perché la San Benedettese è una squadra che sì, veramente ha tutto, perché il pubblico ha fatto una città veramente forte, c'è un tecnico piazza preparato come Modesto, è una squadra che è una squadra fortissima, però onestamente questo Fano io l'ho vista male, infatti la squadra ancora non è completa, ma che non vedo male neanche. Anche la Vispero ieri è caduta addirittura dopo il primo tempo, già era sotto di 2-0, però onestamente il Fano lo vedo veramente in difficoltà. Bene. Non è facile ripetere sempre i campionati, lo stesso Fermana anche ieri ha vinto, però ha trovato veramente fatica contro il Ravenna. Bene, io direi di addentrarci già nella partita per quanto riguarda il Rimini. Partiamo dalle interviste dopo gara e poi analizziamo anche con te Silvia, insomma, quello che è successo ieri nell'arco dei 90 minuti. Il primo servizio. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio di laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora,
Non andare all'estero a curarti. Scegli i medici italiani. Scegli noi, vieni a trovarci. Mister, soprattutto nei contenti, io ho notato che è mancata quella pericolosità offensiva. Non so se sei d'accordo su questo punto, mi metti in un parere personale. No, sì, sì, il primo tempo devo dire la verità, è mancato un po' tutto perché insomma abbiamo fatto sinceramente poco. Ripeto, non era una partita da finire 2-0 per loro, però probabilmente meritavano di finire in vantaggio. Ma indipendentemente da questo mi concentro un po' sulla prestazione nostra. Secondo gol complessivo da quando sei arrivi, siamo qua dopo sì. Quello dagli 11 metri dello scorso anno con Ferrar Pissarò. Come è stato il gol? Quanto siamo poi pensato solo di tirare il pallone? Sì, sì, l'ho visto uscire al volo e in quei casi comunque bisogna chiudere l'azione, poi rimbalzava davvero bene, quindi sincero appena ho pensato di tirare ho detto va in porta e quindi piano piano l'ho vista andare dentro e è stata una gioia immensa. Senti, ascoltando anche le tue dichiarazioni di adesso, possiamo dire che quella di oggi è stata davvero una vittoria di gruppo? Sì, 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 assolutamente. Una vittoria di tutta la squadra che lavora tanto, abbiamo lavorato tantissimo in queste settimane. Non ti nego che sono state abbastanza complicate perché comunque sono successe tante cose, però comunque siamo stati bravi a rimanere uniti, abbiamo creato un bel gruppo. È chiaro che non abbiamo fatto ancora niente perché una semplice vittoria non vale a niente se non si dà continuità, però partire bene fa sempre piacere, quindi adesso andiamo a affrontare una squadra molto forte, ma siamo convinti anche grazie a questa vittoria che siamo in grado di sostenere la categoria e piano piano toglierci delle soddisfazioni, ecco. Ultima cosa, parlavi di critiche, però sì. Il pubblico si è dimostrato fin dall'inizio sempre dalla vostra parte. Assolutamente, non mi riferivo al pubblico, ma neanche a qualcuno di voi in generale. Cioè, ho letto un articolo che non mi è piaciuto molto, e adesso è stato, non so di chi l'ha fatto, però mi è arrivato e ci sono rimasto male, però succede anche questo. Il pubblico è stato come sempre eccezionale. E forse da quando sono arrivato è una delle prime volte che sono riuscito ad andare sotto la curva a esultare finalmente, quindi mi auguro che sia la prima di tante, tante serie di vittorie. Ecco. Mister, intanto complimenti per la vittoria, possiamo dire che finalmente questa squadra ti rispecchia per l'idea che avevi in testa da mettere del tuo calcio qui a Rimini? La dedico ai ragazzi perché veramente oggi la squadra ha dato non il 100 ma il 105. Teneva questa partita, teneva questi tre punti per fare un regalo soprattutto al nostro presidente. Oggi mi sono divertito sinceramente, poi ognuno ha i suoi gusti. E ho visto fare tante cose buone, come ho visto fare pure qualcosa che non mi è piaciuto, tipo il gol negli ultimi 5 minuti che non ci voleva. Però devo dire che la squadra, oltre ai 2 gol, ha creato tantissimo, poteva comunque ampliare il risultato contro una squadra, secondo me, importante. Forse oggi ha trovato un Rimini che era più feroce, aveva più sangue negli occhi, quindi magari è riuscito a sfruttare le situazioni e a vincere la partita. Però tu mi dicevi, mi facevi una domanda ben precisa, cioè il fatto di se mi rispecchiamo come carattere. Io credo che oggi ha dimostrato di esserlo, perché io voglio perdere ma sempre sudando la maglia. E quindi oggi ho visto tutti, dal primo all'ultimo, a Petrovic che è entrato negli ultimi 5 minuti, impegnarsi bene e dare una mano ai compagni. Ecco, rientriamo in studio. Massimo, Roberto, tu l'hai vissuto con me a Bellaria, a Cioffi, qualche anno fa, prima di approdare. Infatti ne stavamo parlando con Massimo, che di Bellaria è il massimo esperto. Ah no, dopo Jack. Sì. Dopo se film, se no. Diciamo che sei il massimo esperto, domattina Jack sono solo massimo e basta. Mi viene a cercare. No, comunque dicevamo che preso una squadra in Serie D che a dicembre era già retrocessa, certo. Con alle spalle una società con grandi problemi, ma veramente grandi problemi, è riuscito a rivitalizzarla, non l'ha salvata, perché se l'avesse salvata sarebbe stato come lo scudetto dell'Leicester, come presa sì, eravamo sì, quei sì. Livelli lì. Però l'aveva rivitalizzata e l'ha riportata in corsa, quindi a Bellaria fece un grande lavoro. Quindi questo... una piazza come Rimini cosa può fare? Ma sai... Perché c'è da rivitalizzare anche a Rimini. Bellaria allora, ce n'è un paio di piazze. Dipende... A Rimini ce n'è un po' di più. Dipende molto da cosa gli succede intorno, perché adesso io non mi voglio addentrare nella storia, società, trattative... Perché... No, okay. Dopo ci arriviamo. No, non mi ci voglio addentrare. Lo chiederemo a Baldissere allora. Però è chiaro che un allenatore ha bisogno di avere alle spalle una
stabilità e un minimo di continuità di linea, cioè non è che si possa sempre tutte le settimane stare lì o dire adesso cambia, cioè, quindi dipende molto anche da quello secondo me. Mi trovi d'accordo, Massimo sta facendo comunque un lavoro egregio nel mantenere tranquilla la squadra, soprattutto arrivando da questo periodo estivo a livello societario. No, no, è una situazione già dall'inizio molto complicata e ha saputo tirare verso sé anche in certi momenti l'attenzione e ha salvaguardato comunque il gruppo che comunque sia al momento non è un brutto gruppo creato in poco tempo, fatto, rifatto, disfatto, quindi anche lui nella sua conferenza ha detto più volte insomma che non è semplicissimo allenare un gruppo dove tutti i giorni più o meno ti arrivano un paio di ragazzi e poi se ne vanno altrettanti. E quindi è stato bravo in questo frangente a tenere il gruppo e sicuramente Cioffi è un allenatore che fa giocare bene le squadre. Ne abbiamo avuto modo di vedere quando era Bellari, era una Serie D. Qui ha, in contrario di quell'epoca e di quella situazione, un presidente che è un presidente, non deve avere, mi sembra, un centesimo nessuno, di conseguenza è uno dei migliori presidenti che c'è attualmente. Per quanto riguarda Stefano... Stai parlando di quello che c'era Bellaria o di economicamente parlando? No, di tante piazze. Ah, okay, allora ci siamo. Per quanto riguarda il lato calciatori, Stefano, come si riesce a concentrarsi ad affrontare anche una prima di campionato dopo un caos societario del genere, secondo te? Che tu prima giustamente mi dicevi, forse vedendo anche la mia esperienza ieri, Rimini ha compiuto il risultato di giornata contro un avversario più blasonato perché si sono caricati in una vittoria di gruppo, no? Possiamo definire. Sì, adesso le difficoltà le sanno bene loro all'interno spogliatoio della società. Sicuramente quando succedono queste cose la forza arriva dal gruppo ma dall'allenatore tanto, perché l'allenatore riesce ad amalgamare tutto quanto, i giocatori possono pure scendere in campo perché comunque devono scendere in campo perché ogni domenica c'è la partita e quindi avranno l'obbligo di scendere in campo. Però un conto se scendono con un allenatore che riesce a stimolarli in maniera giusta al di là dei problemi societari, a fargli un po' da scudo e a coprirli. Non è facile, è una delle cose più difficili che ci possono essere, secondo me. Conosci qualche giocatore del Rimini di quest'anno? Che ci ho giocato probabilmente contro con la punta, con Gherardi. E poi c'è, se non sbaglio, Nava, che abbiamo passato un ritiro insieme a Catania un po' di anni fa. Molto forte. Sì, sono giocatori validi, per la categoria sono validi. Esatto, due giocatori che sono molto forti, che sono Nave e Antonio Palma, vengono dall'anno scorso, presi nel mercato dell'anno scorso. Certo. Poi uno, Palma, non ha avuto continuità, non è stato praticamente utilizzato, certo. No? Ed è stato un peccato, perché io mi ricordo, l'ho intervistato, avevo visto la sua carriera, secondo me era un giocatore che poteva essere un perno per la squadra, si è visto ieri, ha fatto un Eurogol, il secondo gol parte da lui, quindi secondo me si fa bene a puntare su un giocatore come lui. Assolutamente. Playmaker è davvero, tra l'altro votato nel girone d'andata dello scorso campionato, più esatto, del suo avvento a Rimini come miglior centrocampista esatto. Del girone. Però ci ricordiamo che quando è stato preso, quante partite ha fatto? Petrone penso che non l'abbia neanche mai utilizzato. Pochissime, ti posso dire di più, non piaceva neppure al presidente, poi magari ha cambiato idea vedendo come lo sta sfruttando per l'appunto Renato Cioffi. Sai, però io cerco di mettermi nei panni di un calciatore, ci starei un po' stretto a dire la verità, visto la taglia, però io dico, è difficile per un calciatore, a meno che non abbia una personalità fortissima, quando tu ti vedi passare davanti quattro allenatori, magari con quattro impostazioni diverse, capirci anche qualche cosa. È giusto. Non avevo capito niente nuovi, figurati i giocatori, sono d'accordo. Ma infatti io sono dalla parte dei calciatori, perché uno come Palma quest'anno si sarà anche chiesto cosa faccio, cioè gioco, non gioco, giusto, rimango. Giusto. Cioè,
È vero, non era sicuro che poi inizialmente, inizio mercato, era uno dei papabili a lasciare la maglia biancorossa. Esatto. Poi dall'avvento di Cioffi è stato invece uno dei, dei giocatori confermati in primis dal nuovo allenatore. Io direi, siccome che abbiamo parlato appunto di tutto questo caos che c'è stato, facciamo un piccolo punto perché anche i tifosi ci hanno chiesto finalmente di parlare di calcio, però bisogna fare un riepilogo per poi arrivare anche all'intervista che ieri ci ha lasciato in esclusiva il presidente Nicastro, colui che ha trattato appunto e ha avuto anche per un mese il Rimini in mano. Quindi partiamo dal punto societario, poi l'imprenditore entriamo in Nicastro. L'imprenditore Nicastro. Presidente. Beh, per me lo è stato almeno per un mese. La okay. Speranza anche di vedere un cambiamento c'è sempre stato. Bravo, da qualche parte l'ha fatto, bravo. E quindi allora, punto societario, poi dopo ci focalizziamo un attimo qui con un dibattito in studio e andiamo ad ascoltare anche Nicastro. Prego, Papen. Start the Green. Dal 2000 fornisce Garden, vivai, aziende agricole, giardinieri e manutentori, specializzata nella cura del manto erboso, delle piante fiorite da orto e da giardino. In ambito sportivo provvede alla manutenzione e al trattamento dei campi da gioco. Ci trovi anche online al sito startergreen.it. Inoltre, Starter Green presenta il nostro prodotto top, Starter Trico K. Vi aspettiamo nella nostra azienda. Un'estate ricca di cambiamenti ad iniziare dal tecnico passando per passaggi societari mai concretizzati. Dalla panchina alla scrivania il Rimini salvatosi grazie ai playoff contro la Virtus Venco Paperona ha iniziato a eseguire operazioni di mercato difficili da definire. Giocatori, allenatori messi alla porta, tante rescissioni consensuali, allenamenti in sordina e un gruppo societario che bussa alla porta di Grassi. L'asse Pentanicastro porta all'avvicendamento di Cangini, ufficializzato come DS del Rimini che dopo alcune operazioni di mercato si è visto liquidare dai nuovi soci di Grassi. Assieme ai giocatori acquistati. L'asse di Castro Pente è durato appena il tempo di un mese, poi la porta si è presentata a Alfredo Rota con l'aiuto di Samoria, hanno cercato di portare un'offerta valida a Grassi, il quale per la seconda volta ha detto no. La terza ipotesi prevedeva anche il timido tentativo di Forneri. Altri hanno bussato alla porta di Grassi senza trovare le garanzie che il legale richiede, sia a Rimini ma a determinate condizioni che possono dare rassicurazioni e prospettive future. Per il momento Grassi continua da solo per la gioia quantomeno dei tifosi biancorossi che vogliono sentir parlare dopo tre mesi finalmente di calcio. Dopo tre mesi per appunto i tifosi biancorossi volevano sentir parlare di calcio, ieri penso che la squadra abbia risposto benissimo in campo contro Limolese. Tante trattative, caro Renzo e caro Massimo, nessuno si è concretizzata per l'appunto tranne quella di un mese vissuta dalla coppia Penta-Nicastro. Secondo te si poteva fare di più anche nel cercare una soluzione definitiva proprio per rispondere ai tifosi, accontentarli parlare finalmente di calcio? Diciamo che Nicastro o Nicastro si è presentato a Rimini forse un po' coi tempi un po' troppo avanzati, quindi non c'era forse più margine e tempo, anche se è vero che comunque il mercato negli ultimi anni si concretizzano le trattative, le ultime giornate, però evidentemente non hanno avuto modo di lavorare coi tempi giusti, ecco. Mi trovi d'accordo. Renzo, tu hai sentito qualcosa? Tu sei sempre pro Grassi oppure qualche ripensamento l'hai avuto anche tu, leggendo sui giornali da pian di merito quello che è successo qui a Rimini? Ma a Rimini quest'anno è successo un po' di tutto, diciamolo la verità. Però io sono uno che parla chiaro e dico quello che penso. Ai tifosi Grassi lo contestano, in parte lo contesto anch'io. Pro Grassi a Rimini ha vinto due campionati, l'eccellenza e la quarta serie, ha fatto meglio di Amati e di Meis. È uno che non ha debiti, anche se il pubblico e i mille tifosi lo contestano. È chiaro che il campionato di Serie C costa e lui lo fa capire che da solo non ce la fa. Però onestamente questa volta, anche se trovo in difficoltà, io sono con Grassi. Perché dico questo? Grassi non è un tenitore di calcio, gli errori li ha fatti e continuerà a farli. Non è un esperto di questa categoria. Chiaro che l'ho detto anche l'anno scorso, un Tamai e in Grassi non lo vogliamo paragonare a Gagliani o a Berlusconi, tutto sommato. Però gli errori li hanno fatti. Oggi come oggi, siamo onesti, se non c'era Grassi probabilmente allo Stadio Neri ci poteva essere un parcheggio.
diamine atto a tutto questo. Siamo attenti che l'altro costruttore dal parcheggio ci fa. Io non voglio sapere niente. Io dico, gli hai dato un'idea, gli hai dato. Io ho detto onestamente che Grassi ha fatto i suoi errori, l'hanno contestato, è uno che è in campionato che è la Serie D, la Serie C, scusate, meno per salvarsi costa dai 1.500 milioni, dal esatto, d'euro, ed hai ragione, ai 2 milioni d'euro. È vero, ma infatti ti voglio chiedere, può continuare ad andare avanti da solo a fare questo campionato infatti, onestamente, Grazie non ce la può. Tutto questo Grazie è questo che forse cerca un aiuto, però onestamente Grazie ha fatto i miracoli. Quando una società non deve avere nessuno, è partita anche quest'anno con il piede giusto, probabilmente la società, gli dico sinceramente, a Rimini, non è che non c'è la società, perché il presidente ce l'hanno, non c'è il contorno, è quello che manca alla Rimini Calcio, poi il presidente ce l'hanno, è troppo solo. Adesso questo nuovo direttore sportivo che io non conosco, mi auguro che gli acquisti li abbia fatti abbastanza bene, si è preso con il piede giusto, perché perdendo l'Imolese per 2-1 vuol dire che qualcosa di buono ha fatto questo tecnico Cioffi, che io non conosco, però l'ho visto in amichevole contro il Forlì, mi ha un po' impressionato perché gioca tutto di prima, veramente non mi è dispiaciuto, però ancora diamo il tempo che trovo perché il campionato è ancora lungo, però onestamente Grazie, ripeto, ha fatto i suoi errori, non è un intenditore di calcio, però sono d'accordo quest'anno, finora, e sono d'accordo con lui, l'hanno contestato, però ripeto, Grazie sta facendo il miracolo per questa Rimini Calcio, è solo, però onestamente chiaro che non c'è nessuno che lo può aiutare. Se troverà un aiuto, è chiaro che lui cerca i rinforzi, commercialmente, come tutte le squadre cercano i rinforzi. Allora te lo faccio vedere qual era il rinforzo, perché ieri ci ha consentito un'intervista in esclusiva proprio alla fine della partita, lo ringraziamo, Massimo Nicastro, sarebbe stato anche lui ospite questa sera qui nei nostri studi, ma oggi è ripartito alle ore 12. Andiamo a vedere questa intervista realizzata proprio con lui a fine partita. Con Massimo Nicastro abbiamo sentito la conferenza stampa di Giorgio Grassi settimana, ti chiedo, adesso è la prima volta che abbiamo modo di intervistarti, cosa è mancato davvero per prendere questo Rimini? Ma devo dire forse un po' i tempi, nel senso e anche in esperienza da parte mia nel conoscere la città e le dinamiche della città, della società di per sé stesso. Dopodiché sai, molte volte, a volte basta un sassolino per far fermare un ingranaggio che è molto più grande, però come sempre mai dire mai, cioè, secondo me non è che ci siamo lasciati su cose sostanziali ma su cose che possono essere riallacciate, per cui non voglio dire che è una cosa finita per sempre, questo anche. Quindi una riapertura anche non troppo lontana, diciamo entro dicembre ci potrebbe essere? Appunto, come ho detto, mai dire mai, non lo so, adesso bisogna vedere perché il campionato è iniziato, giustamente è iniziato bene, quindi è anche una cosa molto positiva, la squadra devo dire mi è piaciuta, non è completa, però nessuna delle squadre, siamo inizio campionato, però secondo me è una squadra che può dire la sua in questo girone che è fortissimo, perché ha ricordato oggi anche il Cesena che sembrava questo mostro, ha preso 4 gol dal Carpi, per cui è un girone difficile. Io penso che la squadra sia abbastanza attrezzata e cercheremo di fare il possibile, se non ci riusciremo finanziariamente come tifosi, come vedete sono bianco-rosso oggi. L'avevi promesso sì, che saresti venuto domenica, certo. Purtroppo domani mattina parti, altrimenti saresti stato ospite, sì. Anche nostro ospite, lo diciamo anche ai nostri telespettatori, però ti chiedo, un pizzico di rammarico vedendo che questa squadra oggi ha fatto questa super prestazione, c'è, non averla presa subito, dimmi la verità. Ma ti dico, certo, quando vedi la squadra che vince, che gioca così con lo spirito che ha e anche la qualità dei giocatori che sono stati presi, considerando che molti di questi giocatori sono venuti attraverso il nostro input, per cui, e considerando anche il budget che non è quello del Modena o del Cesena o del Padova, per cui tutto considerato devo dire complimenti alla squadra, sono contento che abbiano fatto bene e vanno tutti, diciamo, il mio applauso alla squadra perché si sono dimostrati dei veri professionisti e spero che continuino così, insomma. Ti aiuto, l'ultima cosa per ti lascio andare è quella alla telecamera, un messaggio a Grassi. A Giorgio? Beh, complimenti, tanti auguri e sono contento che hai iniziato bene questo campionato. Grazie. Figuri, grazie a te, ciao. Davide.
Nicastro a fine gara ieri, abbiamo già parlato della trattativa. Tu dicevi prima, giustamente, l'ha confermato anche lui, tempi sbagliati, non doveva conoscere ancora la realtà di Rimini, però ha lasciato questa porta aperta. Ma credo che la porta aperta sia aperta appunto a non solo a lui, mi sembra che si sono presentate altre persone. Io penso che Grassi è stato molto chiaro nella conferenza stampa che ha fatto, dicendo che qualora si presentassero delle persone con garanzie giuste, la società, lui la poteva anche cedere, per cui Nicastro potrebbe essere uno come chiunque altro. Da Foggia invece fanno sapere che il gruppo Folleri aveva fatto queste richieste di garanzie, ma che sono stati fatti degli errori durante la conferenza stampa e non sono d'accordo sul parere del presidente. Tu credi davvero che non ci fosse un imprenditore, ascoltando anche il legale, che ha partecipato a questa conferenza stampa, che non abbia davvero garantito tutte le opzioni per prendere Rimini? Io credo che quando una trattativa è vera è un po' più silenziosa. E questo è quello che ha detto anche il legale. Quindi le trattative del genere si fanno in maniera rispettosa. Ma sì, insomma, tutti sapevano, tutti decantavano questo tipo di situazione, anche quelle che si sono presentate, per cui io credo che una trattativa seria è seria nel momento in cui è serrata. Roberto, che idea ti sei fatto tu? Ma io, non avendo seguito passo passo la questione come l'avete seguita voi, io più che un'idea mi trovo con mille domande, mille interrogativi, perché allora tante cose non capisco. La prima che non capisco è questa: se io e Massimo facciamo una trattativa e io gli dico guarda che per entrare col 30% del gambetto lo devi versare 200.000 euro, Massimo me li versa, quindi vuol dire che noi ci siamo trovati d'accordo e stiamo procedendo sulla strada che abbiamo deciso. Sì. Dico bene? Se poi dopo, più avanti, ti devo dare altri soldi per rilevare anche le altre quote, tu ne vuoi degli altri. Certo. Ma farà parte di quello... Grassi ha parlato di garanzia. Cioè, quello che io non capisco è questo. Allora, una trattativa... A parte che sono d'accordo che le trattative... quelle veramente concrete si fanno... Quello là diceva, vedere chiuse. Soldo, dare cammello. Sì, sì, ok. Ma però qui il soldo si è visto. Cioè, Nicastro non ha fatto solo chiacchiere. Quando è stato il momento che doveva versare la somma, l'ha versata. Certo. Allora io dico, cioè penso, perché non ho mai fatto trattative per acquistare una società... Evidentemente ci sono state delle cose che non sono andate bene a uno o all'altro. Quando tu versi la... Scusate, faccio un ragionamento terra a terra per vedere se ho capito. Io devo comprare un appartamento da Massimo, ci mettiamo d'accordo che costa 150.000 euro. Massimo mi dice, però devi versare una caparra di 30. Quando io verso la caparra di 30, ho fatto un primo passo su un accordo globale. Che è un... Però, ripeto, le parole del Presidente nella conferenza stampa, assieme all'avvocato, e l'avvocato si era esposto dicendo che c'erano delle difformità fra quello che si erano detti all'inizio e quello che era la sequenza delle situazioni. Per cui probabilmente una di queste due cose non è nella terra. Nonostante lo staff che è stato fatto è stato scelto da Penta e da Nicastro, perché Cioffi e Rino sono stati presi da loro, se non mi sbaglio. Sì, ieri Nicastro ha anche ribadito che la squadra... Questa è una cosa che non capisco. Esatto. Ieri hanno anche ribadito Nicastro nell'intervista che la squadra ha giocato bene, si è preso, tra virgolette, anche un po' i meriti della vittoria. Presidente ha detto che scusami, è l'unica eredità migliore che gli ha lasciato lo staff tecnico. Scusami, esatto. Ti faccio un'altra domanda e poi non ne faccio più. Ma se io... sempre facendo la trattativa con Massimo... Ma vuoi proprio vendere, questa... Sì, no, la voglio comprare. Compro il tuo appartamento a 1.500 euro, che è tutto quello che ho. Diciamo, verso il corrispettivo del 30%, sì. Lui rimane il 70%, quindi lui ha la maggioranza assoluta della società, esatto. Eppure io... decido chi è l'allenatore e il direttore sportivo. Io mi aspetterei che chi ha il 70 non dica impongo io, ma quantomeno concordiamo. Questa è stata una cosa che infatti gli è stata detta, chiesta. No, esatto. Come cioè, mai? Queste sono tutte domande. Però se questo è l'accordo che facciamo... Cioè, però se io e te ne facciamo un altro di accordo... Cosa vuoi capire?
Sono i famosi accordi che dite voi che non si sanno e che si fanno. Ah, certo, adesso, ma è giusto anche che non si sappiano. Cioè, questa comunque fa capire che Grazia vuole essere sempre la prima donna. Eh beh, quello è poco ma sicuro. Se deve pagare quello 70%, guarda, sono lui che garantisce quando 70%, si fanno, vuole sapere però bene. Però giustamente, no? Tu fai dei ragionamenti, perché avendo seguito, come dicevi tu, la trattativa da lontano, giustamente certo, quando loro fanno una conferenza stampa, tu mi porti anche il legale, mi devi rispondere a delle domande, a dei quesiti. Lui fa queste conferenze stampe che sono dei veri e propri monologhi, dove certo, se tu fai delle domande, lui non ti risponde. Lui dice, è andata così, non abbiamo trovato l'accordo, quindi tra il 70 e il 30%, perché non ci sia arrivata la risoluzione definitiva per vendere questo Rimini, lo sanno solamente lui. No, però io, Daniele, faccio un ragionamento non terra a terra, proprio lo so che è logico. A livello di sotterraneo proprio. Lo so. Io così dico, qualunque trattativa, anche per vendere o comprare una bicicletta, è fatta da una parte verbale e magari poi scritta, ma quando si arriva al denaro, secondo me al denaro ci si arriva quando si è d'accordo su tutto. Bravo. E quando si arriva al denaro, infatti, non è più trattativa, bravo, è chiusura. Bravo. Invece, cioè, siamo d'accordo su tutto, sono d'accordo. Io ti do la caparra, okay, andiamo dal notaio, facciamo certo, i rogiti, ti do la differenza. Benissimo, quando tu vai dal notaio, lui ha voluto dire che in quel momento, mentre stava andando dal notaio, bravissimo, ha peccato di ingenuità. Non solo, ce l'ho delle difformità. Difformità, che l'avete spiegato voi? Va bene. No, vabbè. E poi soprattutto, intanto che c'era questa trattativa, ne è stata aperta anche un'altra. Esatto. Perché nella settimana è stata aperta un'altra. Devo usare dei termini e questo non si può fare, perché se io sto trattando l'acquisto dell'appartamento con Massimo e gli ho dato la caparra e lui mi dice, guarda che ieri è venuto un altro e ho aperto una trattativa, io come minimo a Massimo gli dico sei scorretto. Appunto, fra un po' chiama mia moglie che ti ho venduto l'appartamento dove sei. Sei scorretto? No, veramente me l'hai già venduto io. Cioè, sei scorretto perché quando c'è una trattativa, la trattativa è quella. Se poi rompiamo, diciamo, non siamo più d'accordo, quindi fine, tu da domani puoi trattare con 10.000 altre persone, ma finché sei in trattativa con me e io ti ho già versato del denaro, non è corretto, a mio parere. Ti ha risposto Baldisseri. Se io voglio essere prima donna, lo faccio appositamente per creare che tra di noi ci sia una divisione per il rapporto che si è creato per la vendita del libro. No. Entri veramente nella... No. Allora, non vuole essere... Però scusate, le due parti si sono lasciate tranquillamente... Ma sentire ieri Nicastro sembra di sì, la situazione è ancora aperta. Ancora a collaborare. La situazione è ancora aperta, anche perché penso che Grassi abbia trovato... Meglio di così. Tra i suoi acquirenti l'unico affidabile è proprio Nicastro. Rimane il gruppo Folleri, che mi dicono che questa sera abbiano voluto rispondere, credo che lo stiano facendo con un altro collega, direttamente anche alle parole di Grassi avvenute giovedì in conferenza stampa. Ecco. Comunque io voglio fare una battuta. Aspetta, adesso fammi riposare, fammi mandare un attimo 3 minuti la pubblicità, perché sennò Stefano dalla regia mi sgrida. Pubblicità, rientriamo, altri 2 servizi e poi di nuovo dibattito. No, perché tutto mi dimentico. Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com.
Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti imbota il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie. La TAC 3D, il microscopio di laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti. Scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è... È una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Start il Green, dal 2000 fornisce garden, vivai, aziende agricole, giardinieri e manutentori, specializzata nella cura del manto erboso, delle piante fiorite da orto e da giardino. In ambito sportivo provvede alla manutenzione e al trattamento dei campi da gioco. Ci trovi anche online al sito startelgreen.it. Inoltre, Start il Green presenta il nostro prodotto top, Starter Trico K, vi aspettiamo nella nostra azienda. IGF Forni Italia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarne, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 923453. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto. Guarda che siccome vogliamo rispondere anche a coloro che hanno scritto stamattina su SportUp alla foto di, sì, di Stefano, gliela puoi chiedere. Stefano, ti hanno fatto una domanda, sì. se vai a Rimini, se hai delle chiamate? No, chiamate no, avevamo delle chiacchiere l'anno scorso. Ah, quest'anno chi ti aveva chiamato? Ci eravamo incontrati col direttore sportivo dell'anno scorso, con Tamai. Sì? E poi dopo non si è fatto più niente per vari motivi. Però poi... Rimini per me sarebbe... Bello per tanti motivi. Chiamiamo Pietro subito in diretta, no, allora. Aspetta, dai. Lo chiamo. Cioè, Dagnelli giocava a chiamare. No. Rino Dagnelli lo conosci? Non lo disturbiamo adesso. Rino? Dagnelli lo conosci, il nuovo direttore sportivo? No, non lo conosco, sono nuovo. E adesso, non ho avuto modo. Dovremmo invitare in trasmissione e la facciamo conoscere. Brava persona. No, ci mancherebbe altro. Rino sì, è assolutamente bravissima persona, come del resto anche il mister. Va bene, io direi, andiamo avanti, mi sono un po' perso. Renzo, dovevi far dire due cose? Sì, aspetta, lo faccio dire, aspetta. Con calma. Andiamo a vedere l'analisi un attimo della rosa del Rimini, visto che hai fatto questa domanda a Stefano, così analizziamo un po' la rosa e poi facciamo parlare Renzo Baldisselli, il servizio. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com.
Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. Calciomercato. L'estate impazza come periodo in fase di entrate e uscite. Il Rimini ha comprato tantissimo, ma soprattutto ha cambiato tantissimo. In avanti tre torri centrali da grande fisico, ma con caratteristiche simili. L'ex Reggiana Zamparo fa reparto da solo, come del resto Gerardi, che a Monopoli nell'ultima stagione è andato a segni ben 7 occasioni. La scommessa si chiama Petrovic, è andato in gol. L'ex Entella alla prima gara ufficiale nel derby con il Cesena. Ventola, nipote di Nicola, deve ancora formarsi. Rimini potrebbe essere terra di consacrazione, mentre Ballante ha ben impressionato come attaccante esterno alla prima col Cesena, entrando tra l'altro nella ripresa. Ma i movimenti in avanti non sono finiti. Il riminese Scott Arlotti sembra destinato alla partenza. Al suo posto ci potrebbe essere il terzo ritorno in biancorosso di Ahmed Fall, anche se il giocatore nelle ultime stagioni ha giocato come esterno di centrocampo. In difesa ha confermato il perno Ferrani, il secondo miglior marcatore nella precedente stagione, a quota 4 gol, dietro a solo Volpe. Rappresenta sicuramente la certezza. Al suo fianco Valerio Nava, arrivato lo scorso anno a gennaio dalla propria Cenza, è tra i giocatori più importanti del Rimini, considerando anche la sua duttilità, mentre new entry sono Boccaccini, arrivato dalla vicina Ravenna, Scappi dalla promozione, due terzini provenienti dalla Serie D e Serie C come Picasso e Finizia, rispettivamente terzino sinistro e destro, infine Lander Oliana. A centrocampo troviamo la conferma di Palma, rispolverato da Renato Cioffi, come del resto lo stesso Candido nel ruolo di trequartista. Le novità sono rappresentate all'ex belga De Catanzaro Van Rasbeck, da Cigliano proveniente dalla Casertana, Silvestre, unico giocatore rimasto acquisito da Cangini, Variola che deve rientrare da un infortunio, Mancini proveniente dal Matelica, tra l'altro figlio di Luca, attuale presidente del Cattolica con un passato a Cesena, rientrato dopo essere stato allontanato 3 mesi prima, Andrea Montanari. Tra gli ultimi acquisti anche il portiere Sala, ex San Benedettese, che si unisce a Santo Padre, arrivato dall'Atalanta. Ha confermato Francesco Scotti e Giacomo Nava, quest'ultimo con la valigia in mano. A completare la rossa serviranno un esterno di centrocampo che potrebbe essere, come detto, Fall, e un centrocampista centrale, magari un pensierino rivolto all'ex Rieti Palma. Ma urgono soprattutto degli under, quindi a questo punto non escludiamo che alla fine dei conti Scott Arlotti possa rimanere, in attesa per l'appunto dei nuovi acquisti. Intanto in panchina Renato Cioffi, che ha visto le sue stagioni migliori in quel di Sorrento, dove ha lanciato un certo ragazzino di allora come Ciro Immobile, attuale attaccante della Lazio. Invece nella figura di direttore sportivo preso il posto di Andrea Cangini da parte di Rino Dagnelli, esperienza per lui a Mantova, ma soprattutto nell'ultimo periodo nella Vastesa. Il tempo di durare 10 giorni assieme al campione del mondo Amelia, ex portiere anche del Milan, per poi decidere di accettare l'offerta Rimini. Renzo, volevi aggiungere qualcosa? Scusami, ti ho interrotto due volte. No, ma non dice niente. Io, ritornando all'amico Giorgio Grazzi, sì. Io devo fare una battuta, adesso è un po' simpatica e poi... No? Lui, è vero che mancano i soldi nella cassa, per fare queste cose ci vogliono i soldini, però lui deve fare due cose. Questa è la mia, è una battuta, cioè lui la prende come battuta. Prima di tutto fare giocare il settore giovanile, in modo che alla fine stagione entrano qualche cosa. Oppure vince il campionato, fa la B, dopo la B, tramite il settore sportivo, la televisione, entrano i soldi così. Lui è a posto. È una roba semplice. Ed è anche contento che così è sempre in prima fila di televisione. Ma la mia domanda è questa, che lo voglio fare all'amico Zanini. È questa. Adesso io ho visto la squadra e non mi dispiace. Ma secondo te Candido è un doppione della Palma? La Palma. Non è un doppione, è la mia impressione. No, lui lo vede come il sensi della situazione, dell'Inter, come il... Sì, lo vede così. Ti è così. Piaciuto ieri, Candido? No, Massimo. Tu. No, non si è messo in mostra, ma credo che vada anche in difficoltà molto. In certi momenti. Forse è stato l'unico corpo forse per questo ieri. Mio dubbio, forse per questo no, mio no, dubbio. Però ho visto altre realtà che hanno si sono forse un po'... hanno guadagnato qualche punto in più. Ecco. Anche secondo me. Stefano, invece secondo te vedere ieri il Limonese che giocava con 5 under, l'Inter e il Rimini solamente con uno, può essere un fattore determinante per il prosieguo del campionato? Sappiamo che anche gli under portano un discreto numero di soldi nelle casse. Sì, infatti società. È un po' paradosso in questo caso Rimini. Il fatto che non abbia tanti under, cercando poi dopo come si sente, come si dice, altri presidenti, altri soci. Adesso gli under li cercano tutti e dipende un po' quale ti sei accapparato per prima dalle conoscenze che hai con le squadre di Serie A e di Serie B che ti ripassano un po' a cascata.
un po' sta lì. Se adesso ti trovi l'ultima settimana a fare gli under, devi essere un direttore sportivo che conosce molto bene i giovani, anche delle categorie inferiori, non è facile. Adesso però c'è rimasto quello che c'è rimasto. Se uno è capace, conosce, io l'anno scorso ero lì a Forlì, c'erano dei ragazzi under che non ne avevo conoscenza del nome, non sapevo niente, dei ragazzi ottimi, pronti ad una chance in Lega Pro. Pronti ad una chance in Lega Pro, poi dopo devo essere capaci a controllare. Però questo under con Marlotti, a tutto sommato, alla fine piano piano, secondo me lo vanno riuscendo. 3-4 ragazzi. Uno è l'età media, è un'azienda leader. Ragazzi, avete ragione, infatti avete risposto perfettamente tutti quanti alla domanda. Ieri è stato un emblema quello di vedere 5 under nel Limolese e un solo under nel Rimini, per giunta il secondo che era in panchina e potrebbe partire, ovvero Scott Arlotti, che c'è un interessamento dei Monopoli. Situazione da monitorare, lo diciamo per i tifosi, fino all'ultimo giorno del mercato, ovvero fino al 2 settembre. Ci sono buone possibilità che rimanga, come ci sono buone possibilità che possa andare via. Vedi, Emanuele, che il discorso che ho fatto prima è l'esperienza di Giorgio Grazzi, che non arriva anche lui sui sbagli. Se fosse un dottore sportivo o un tecnico, probabilmente questi errori non si fanno. Quello è poco ma sicuro. Adesso l'ultimo servizio, caro Renzo, che l'avete già risposto voi, però lo facciamo per dovere, insomma, di puntate, di presentazioni in base anche al campionato che sta affrontando i Rimini, è un po' una panoramica su tutta la Serie C. Ieri c'erano tantissimi addetti ai lavori che si sono un po' galvanizzati per la vittoria importantissima dei Rimini, però anch'io sono entusiasta, però ricordiamo è la prima giornata di campionato, andiamo a vedere proprio i nastri di partenza dove è stato inserito il Rimini attraverso questo servizio. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradano. Il girone B di Serie C si annuncia molto difficile, anche in questo caso ricco di derby. I Fano insieme alla Virtus Venco Peverona sono le squadre che si sono aggiunte attraverso la riammissione. A salutare la categoria ci pensa l'Arzignano, che dopo la vittoria in Serie D affronterà per la quarta volta nella sua storia la Serie C. Non lo faceva dagli anni 50-60. Proprio le tre formazioni citate appaiono nell'ultima fia del girone, mentre Gubbio e Rimini appena una linea sopra. Riabbraccia la categoria la Reggiana dopo la ripartenza dalla Serie D. Sfumata la promozione, è stata ripescata insieme al Modena, che ormai aveva perso la speranza. Con Rimini saranno derby antichi, ricordando quelli della lontana Serie B, come del resto quelli con Ravenna, terminati lo scorso anno con due sconfitte e un pareggio. Vorranno rifarsi dopo la retrocessione Carpi e Padova, che nello scorso torneo di Serie B hanno deluso non poco. Proveranno il ritorno in cadetteria assieme al Piacenza, ritornata all'unica realtà nella propria città dopo il fallimento della propria Piacenza. Dopo aver fallito la promozione l'anno del centenario ci riproverà anche la Triestina, mentre nel precampionato e nelle prime partite ufficiali ha ben impressionato il Cesena, che per fine amichevole ha dato del fio da torcere a spalle in Milan. Il Vicenza si affida per la vittoria finale del torneo in panchina all'ex capitano storico Domenico Di Carlo. A spingerci penserà anche la tifoseria, mentre su Tirol e Ferrapisarò proveranno a sorprendere in maniera positiva come nelle ultime stagioni. La mina vagante rappresentata dal Limolese, applausi a scena aperta in Coppa Italia guadagnandosi la trasferta di Marassi in casa col Genoa. Infine la Fermana, che quest'anno parte a fari spenti, nessun lampo dal mercato, con le alte marchigiane vi spesero le San Benedettese che puntano a salvezza senza patemi e a una zona playoff che potrebbe far contento forse il presidente, anche se in casa Samba si aspettano meno sceneggiate e più concretezza. Buona Serie C a tutti. Entriamo dunque in studio, abbiamo visto anche l'ultimo servizio, facevi bene a ricordare, appunto, ne abbiamo parlato io e te in estate, la regola degli under, che quest'anno è cambiata, si prendono meno soldi e poi devi avere continuità fino a 450 minuti. Massimo, dai 270 ai 450. Quindi bisogna capire anche bene questa logica, perché la Serie C sì, ha aumentato a livello di organizzazione, chiaramente non abbiamo avuto un'estate bollente come l'anno scorso in fatto di iscrizioni, ci sono state tra l'altro delle riammissioni proprio nei gironi del Rimini, però per quanto riguarda la regola degli under... Sì. Bisogna avere un ragioniere anche in panchina. Sì, bisogna avere un ragioniere anche in panchina, però bisogna anche, troppo. Però come diceva anche Stefano, bisogna anche saper scovare i giovani perché ti fanno comodo, soprattutto per le spese importanti.
soprattutto anche Grassi, che giustamente dice, e lì gli do ragione, che ha bisogno di una mano, però se si agisce con intelligenza e si prendono anche un po' di under, si può fare sicuramente bene sia alla società che alle casse della società. Bene, siamo addirittura d'arrivo, Silvia, con Stefano Pappini andiamo a vedere il prossimo turno, così tu ricordavi della sfida del Rimini con i Ferrar Pisalò, però intanto Stefano lo andiamo a vedere, anzi lo leggo io perché giustamente siamo addirittura d'arrivo e quindi dobbiamo fare molto in fretta. Cesena, scusami. Vispesaro, bravo, vai. Cesena, Vispesaro. Ferrar Pisalò, Rimini, come finisce? Tutti vogliono il risultato, X1 o 2X? 1. Ah, però. Ah. Bravi. Vicenza, Fermana? Però Niasi non ha risposto. Come finisce Ferrar Pisalò, Rimini? X. Stefano? 1X. Cesena, Vispesaro, posticipo, lunedì sera. Quanto finisce? Io l'ho vista in Coppa Italia, la Vispesaro molto, molto, molto male. Ferrar Pisalò Rimini, Renzo, quanto finisce che non ho sentito? Renzo? Io dico X, però X2, to. Adesso fai la schedina, X2, cavolo, è l'unico che l'ha detto. Tu Massimo? Ripetilo. L'ho detto prima. Ha detto uno. Ok, quindi è rimasto così, va bene. Vedremo chi ci avrà preso lunedì prossimo, noi siamo addirittura d'arrivo, io ringrazio Silvia Pedini, la prima volta che abbiamo condotto un programma assieme, anzi due, nello spazio di due ore. Insieme. Io che te da tanto che conduciamo. Appunto. Visto di cose. L'abbiamo detto anche stasera, questo è anche il bello appunto di parlare in maniera tranquilla, proprio come se fossimo al bar con i nostri opinionisti. Sport Up è anche questo, come del resto calcio di rigore. Grazie a te. Grazie a te, grazie ai nostri ospiti e a tutti i nostri telespettatori. Cosa vuoi dire, Massimo? No, l'uno era per dar carica ai giocatori. Sta giustificando. Grazie a Massimo Zanini. Grazie, buona serata a tutti. Grazie a Roberto Daltri. Buonasera, saluti. Grazie a Stefano Ferrario. Grazie a voi, buona serata. Ti sei divertito nel ruolo di opinionista? Stefano, sei sul mercato? Sono sul mercato, sì, sempre sul mercato. Hai avuto delle chiamate? Lontano, troppo lontano, 700-800 km. Ce lo puoi dire? Una miseria. In Algeria? Da dove? No, vabbè, da qua, se fai 700 km puoi prendere la Puglia, la Calabria, Sicilia. Del sud, del girone... Madonna. Del sud, e magari più in zona preferisco. Ecco, allora, qui domani chiamiamo Danieli, chiediamo se può tessere lui per i Rimini. Sì, per vari motivi. Ovviamente. Domani chiamiamo Danieli, ti chiediamo se può tesserarti per i Rimini, perché oggi sei stato anche oggetto di discussione di due tifosi che ti vogliono assolutamente in maglia biancorossa. Vedremo se riusciremo nella nostra operazione. C'è già stato in biancorossa, ci chiameremo Croce Rossine. Grazie anche a Renzo Baldisseri. Buonasera a tutti. Che adesso sta per partire con la bicicletta per ritornare a Pian di Meleto. Tu, Roberto, siamo in chiusura o abbiamo 10 secondi? Vai, proprio 10 secondi, che sennò Stefano mi mena. Allora, no, ti dicevo all'inizio, giusto per dare due notizie ai tifosi. Allora, domani sera al chiostro di San Francesco a Cesena, posto bellissimo, chi non l'ha mai visto vale la pena, c'è la presentazione del libro di Arrigo Sacchi sulla Coppa dei Campioni 1989 del Milan. Bellissimo, non me lo ricordavo. Arrigo Sacchi presente. Non lo ricordavo. Arrigo Sacchi presente. Lo dice a me, me lo dici. 12 settembre a Cesenatico c'è la premiazione del premio Vicini, quest'anno è stato premiato Fabio Capello, che ha garantito la sua presenza. E noi garantiremo anche la nostra. Sì, noi andiamo assolutamente Capello, assolutamente. 12 settembre. Lo dice un milanista. Grand Hotel Da Vinci a Cesenatico. Grazie Roberto per le tue informazioni, ti aspettiamo presto. Grazie a tutti voi ragazzi, grazie a Silvia. Noi ci rivediamo lunedì prossimo a partire dalle 19.55. Grazie, buona serata. E Silvia Pedini è Romeo.